Tuena ha concepito questo libro, l'ha chiamato Variazioni Reinach, Reinach in francese, per diciamo un po' imitare le variazioni Goldberg, no? Quindi ogni capitolo è un piccolo capitolo che si intreccia con tutti gli altri, a tessere la storia di questa famiglia. Io leggendolo e studiandolo questo libro mi sono molto affezionata a questi quattro: Beatrice, Leon, Bertrand e Fanny, padre, madre e due ragazzi. La vede salire lo scalone, attraversare le sale deserte con una perfetta padrona di casa. Controlla ogni cosa, passa la mano sopra i ricchiali del commodo, scorre le dita tra gli intagli delle cornici, sistema col piede gli angoli dei tappeti arricciati. Prima di lasciare ogni ambiente, si volta per accertarsi che tutto sia in ordine, e il suo sguardo ha un'espressione accigliata, fredda, in contrasto con i suoi sentimenti di grande rimpianto. Nel ricordo intravede i suoi figli, correre per la galleria, scendere di corsa il grande scalone, ridere, mentre giocano nel giardino, nel ricordo, ritornano le voci della servitù, sommesse, sospirate, a volte timorose, in qualche caso sguaiate. La figura di Beatrice scompare in fondo alla galleria ed è allora che lo scrittore sente le voci dei bambini. Giorno del 20 novembre, finalmente a un anno e mezzo dall'inizio del libro, la musica di Leone Reinach riappariva dal passato, nascosta in una biblioteca americana, giunta lì chissà come, unico spartito sopravvissuto all'ala oscura del tempo. Qualche tempo dopo, va con la partitura al Conservatorio di Milano e in una piccola aula del secondo piano di quel vecchio convento mostra la musica a una sua amica pianista e insegnante del conservatorio, e lei siede al pianoforte e con quella sapienza e naturalezza che sempre lo affascina quando ammira un musicista leggere lo spartito, suonare a prima vista e ascoltare la musica di Leon, e non può far altro di pensare che le quattro parole che avevano descritto Leon Reinach nel campo di Drancy, Frère, Almazia, Charmant, Réveil, descrivono anche perfettamente la sua musica, perché è una musica dolce, sognante, ma anche indisponente, capricciosa e ribelle.